Ciao a tutti, questo è Gran Turismo Sport e questo è il ritorno del campionato FIA Costruttori. Questa volta si gira con le Gruppo 3 nel circuito brasiliano di Interlagos. Il campionato è tornato con una formula leggermente diversa rispetto a prima, con gare decisamente più lunghe, cosa che preferisco perché dà modo di vedere diverse strategie in campo e di premiare quello che fa il passo gara migliore rispetto a quello che fa solamente il giro di qualifica migliore. Se siete curiosi di quale costruttore abbia scelto per questo campionato, rimanete sintonizzati nei prossimi secondi. Io c'ho sempre il BMW, però non ci sei più, tu sei di un altro. Ebbene sì, ho scelto la Bayerische Motorenwerk, il BMW praticamente. Provo il mio primo giro lanciato con questa vettura, esce un pezzentissimo 1.33.9 che infatti miglioro subito dopo di mezzo secondo, roba che mi porta in nona posizione ma non molto avanti, quindi tento di cambiare le gomme senza fare rifornimento per avere la macchina più leggera e più scarica di benzina, e provo questo giro lanciato che adesso vedrete per intero. Qui ne approfitto anche per parlare un po' della situazione con Formula 1 2019, perché fondamentalmente ho cercato di fare altre gare classificate, ma era la fiera della zozzeria e non erano praticamente degne di avere un loro video a parte, quindi ho deciso di far parte di un altro campionato fatto un po' più seriamente con altre persone. Infatti si chiama il Formula Motorsport Drivers, di cui ho fatto anche i test prestagionali per capire in quale categoria farò parte, e grazie a complicatissimi teoremi aritmetici siamo giunti alla conclusione che farò parte della categoria Academy, che è un modo abbastanza simpatico per dire che sono nella categoria degli scarsi. Però fatto sta che questo mi dà modo di gareggiare con il mio fido scudiero No Speak Joe, anche se sfortunatamente senza essere nella stessa scuderia, quindi purtroppo non si può fare questo Dream Team che Senna e Prost spostatevi. Fatto sta che quindi ci sarà questo campionato, quindi vedrete fondamentalmente le gare di questo campionato che saranno al 50% senza aiuti, e quindi si vedrà un po' più di strategia, un po' più di gare interessanti e spero anche con meno zozzate in giro, anche se credo che comunque saranno delle gare abbastanza pulite perché tutti i piloti sono abbastanza bravi. Intanto finisce il mio giro di qualifica dove miglioro di 3 decimi, ma purtroppo non riesco a migliorare abbastanza per garantirmi una posizione nella top 10. Pilota da tenere d'occhio, Hermon Nezza in posizione numero 8, noi partiamo alla posizione numero 11 e fate attenzione al GT Bogart John Toy che parte in 15ª posizione, perché ve lo ritroverete più avanti, quindi segnatevelo nell'anticamera del cervello. Si parte per questa gara e ci stanno la classica Macedonia di strategie disponibili, anche se qui c'è un'altra cosa da tenere d'occhio, che è praticamente una mescola di gomme che è obbligatoria almeno per uno stint nella gara, ovvero le gomme medie, anzi no, le gomme dure. Bisogna tenere le gomme dure almeno per un giro durante la gara. Io sono partito proprio con le gomme dure in modo tale da avermi il dente subito, anche di poter sprecare, diciamo, la bagarre dove si consumano di solito molto più le gomme, con le gomme dure. E l'unico problema appunto è tenere il passo di persone che magari hanno le gomme morbide, e quindi starci dietro sarebbe un po' più un casino. Però comunque questa è una cosa che valeva la pena di tentare. Avete già potuto vedere che abbiamo sorpassato uno sbandrappato che è uscito nelle prime parti di questa gara, dove arriviamo però in questa parte tortuosa del tracciato, dove con metodi poco ortodossi la Toyota riesce a farsi beffe del sottoscritto e mi sorpassa prima dell'ingresso dell'ultima curva, la salita do sol, come chiamata così da tutti i brasiliani, proprio tutti i personaggi, anche Ronaldo. Dove però prendo la nefasta decisione di abbassare la miscela di benzina per cercare di guadagnare un po' di tempo quando dovrò fare il pit stop, però questo abbassa in modo drammatico la mia velocità di punta. Infatti c'è questa Mercedes che si affianca e ci svernicia prima dell'ingresso della S Rosenna, dove però riesco a mantenere una posizione difensiva abbastanza buona. Io do spazio in entrata alla S Rosenna, ma la Mercedes non ricambia il favore in uscita, dove cerca un po' di speronarmi, però fatto sta che riesco a mantenere la posizione prima dell'entrata della S Rosenna.
passiamo due giri più avanti, dove troveremo le bandiere gialle, perché un'altra persona si è impiastrata in uscita dal sito lago. Però noi stessi abbiamo un'entrata un po' pezzente, di questo ne approfitta Giri Boga John Toya, e qui di nuovo questo nome, ricordatevelo nuovamente perché sarà utile molto più avanti. Passo l'intero giro successivo a cercare di rincorrere questo gruppetto di quattro vetture che fa anche il mio gioco, perché si rimpallano e si sorpassano tra di loro rallentandosi a vicenda. Io però sono leggermente un po' troppo avido nell'uscita dell'S-Rosin e questo fa sì che il giudice Santilieri sferri la sua mannaia punendovi un mezzo secondo di punizione, cosa che fortunatamente non ha conseguenze di rilievo, tant'è che sconto la mia penalità e anzi sono sempre nel gruppetto e la Aston Martin fa anche un errore all'uscita del sito lago, dove io cerco di approfittarne, lui tiene l'interno, io provo timidamente l'esterno, però là nemmeno se sei Gesù Cristo riesce a passare. Poi tento l'incrocio di traiettoria, ma l'Aston Martin difende bene, quindi devo arrendermi a questa posizione. Arriviamo al giro 6 e vediamo i primi che vanno in box, forse per tentare la strategia a due soste, cosa che non era nei piani del sottoscritto, perché io tentavo invece la sosta al giro 10. Sorpasso finalmente l'Aston Martin, che sconta la sua penalità da Santilieri nel giro precedente, e appunto riesco a ottenere la nona posizione. Un altro smandrappato ci fa un regalo all'uscita prima dell'ultima curva al giro 7, quindi ci ritroviamo anche in ottava posizione. Da qui in poi mi sale proverbialmente il pepe al culo, tant'è che ho un passo di gara leggermente più potenzo rispetto alla Ferrari che inizialmente mi stava di fronte. Prova a difendersi alla Tessito Lago mentre anche sorpassiamo un'altra persona che poi tra l'altro era quello che era partito in pole position, quindi sa che cacchio ha fatto per finire in settima posizione, però comunque non riusciamo a finire e a concretizzare questo attacco nei confronti della Ferrari. Io poi sono costretto pure a essere leggermente troppo cauto per non obliterare la Ferrari stessa successivamente in questa parte tortuosa del tracciato, e quindi per ora è un nulla di fatto. Poi sorpassiamo un'altra persona che è andata in box e quindi arriviamo in sesta posizione all'inizio del giro 9 e ci ritroviamo sempre molto vicini a questa Ferrari e siamo sicuri di poterla sorpassare successivamente, cosa che prova a concretizzarsi alla classica Tessita, dove proviamo il por fuera ancora una volta senza grossi risultati, però ci ritroviamo ancora molto carichi per la curva successiva. La Ferrari poi va leggermente lunga e noi, come un ragazzino sfigato delle medie alla festa di compleanno di un compagno di classe, ci imbuchiamo in modo frizzante e riusciamo ad ottenere la posizione numero 5 anche difendendoci nelle 2-3 curve successive. Poi arriviamo alla fine del giro 9 e altre persone vanno a fare un'altra sosta in box e ci ritroviamo addirittura secondi, e qui la pelle d'oca comincia a salire, però ovviamente la cosa dura poco, tant'è che vado per la mia sosta box al giro 10 e veniamo rispediti subito al mittente nella dozzina di posizioni. No, in realtà siamo sbucati leggermente più avanti in nona posizione. Passiamo quindi con gomme fresche a cercare di spolognarci quanto più possibile le persone che invece hanno le gomme stracciate. La prima vittima di questa carneficina è tale Tony Nos con l'Alfetta 4C, che spolognamo senza troppi patemi d'animo all'uscita dell'ultima curva all'undicesimo giro. Passiamo poi successivamente al giro successivo, dove incontriamo per la prima volta El Monnezza dopo che abbiamo sorpassato l'ennesimo smandrappato e box. Proviamo a essere sparati all'uscita dell'S-Rosenna, dove dall'altro canto El Monnezza ha un'uscita davvero stracciona, quindi siamo veramente sparati in velocità e cercheremo l'attacco all'ingresso della curva successiva. Riesco ad affiancarmi in modo propenso per la curva successiva all'interno, però purtroppo finisco leggermente lungo, di questo ne approfitta la Subaru Baracca stessa, che con un incrocio di traiettoria
riesce a risorpassarci, ma noi comunque rimaniamo belli baldanzosi all'interno nuovamente per la curva successiva, dove però vado nuovamente leggermente lungo, e di questo ne approfitta nuovamente la Subaru Baracca, che anche ci accompagna fuori dalla pista. Per il disturbo Santi Ligheri ci appioppa nuovamente il cartellino giallo con il suo classico mezzo secondo di punizione che andremo a scontare il giro successivo. Io però non mi arrendo e la Subaru Baracca la voglio sorpassare. Intanto un'altra persona va nuovamente in box, io riprovo l'interno un po' timidamente all'entrata dell'S Rosenna, la Subaru Baracca ha nuovamente un ingresso straccione, io provo a sbertucciarmene un'uscita dove ci sta ancora un po' di constatazione amichevole all'uscita dell'S Rosenna, dove però la Subaru Baracca a questo punto alza bandiera bianca e ci saluta. Noi scontiamo nuovamente la penalità e anche questa volta non ci sono conseguenze, tant'è che riusciamo a mantenere i salti al quinto posto. Passiamo due giri più avanti, dove incontriamo una Mercedes al terzo posto e una Hyundai al quarto posto, dove qui il mio piano era di cercare di aspettare quatti dietro che i due si autoeliminassero e creassero un varco per me appunto di passare. Il problema è che comunque lo spazio fisicamente non c'era per far passare una cacchio di BMW di 18.000 metri quadri. Rimango ancora un po' troppo quatto dietro, il problema è che poi se aspetto questi che mi lasciano un varco, ciccia, perché poi c'è anche un'altra persona che mi sta inseguendo dietro che sta guadagnando terreno quanto più rimanga dietro a questi due che si infiocchettano a vicenda. Quindi devo cercare il varco quanto prima possibile per passare, cosa che provo in questa curva, dove tento di infilarmi come un povero cristiano che va in metropolitana all'ora di punta. Cadono un po' gli stracci tra me e la Hyundai, ma fondamentalmente mi approprio della quarta posizione alle spalle della Mercedes stessa. Prossima fermata è ovviamente la Mercedes, che va molto difensiva all'entrata della S Rosenna, e questo fa sì che comprometta la sua velocità in uscita dalla S Rosenna stessa. Io invece ho un'uscita leggermente stracciona, ma sempre migliore della Mercedes, quindi questo mi dà un po' di speranza per l'attacco alla Destino del Lago. Io non stavo abbastanza avanti per tentare l'attacco, ma la Mercedes decide comunque di tagliare all'ultimo la pista e di appropriarsi all'interno, e mi spinge anche fuori dalla pista in uscita di curva. Santi Ligheri ha notato ciò e ha pioppato un secondo di punizione alla Mercedes stessa, però io mi ritrovo un po' cornuto e mazziato, perché mi ritrovo in sesta posizione dopo aver lottato per la terza posizione, perché poi alla fine ne approfittano la Hyundai e la Ford e mi sorpassano, approfittando del fatto che comunque avevo rallentato per via della tozzata con la Mercedes, che però ha comunque il buon gusto di levarsi dai cosiddetti, forse perché avrà capito che comunque con la penalità non avrebbe fatto più di tanto. Mi ritrovo quindi al penultimo giro a dover recuperare queste altre posizioni, cosa che provo subito tramite l'attacco a questa Ford alla classica Tessitolo là, dove io il posto preferito dove cerco un sorpasso, però purtroppo questa volta non è che sono andato molto bene, tant'è che anche questa volta la Ford riesce a incrociare la traiettoria e a risorpassarmi. Io ci riprovo nuovamente, ma così come era successo anche prima, la Ford riesce nuovamente a approfittare dell'incrocio della traiettoria e a risorpassarmi. Io qua ero anche molto frustrato, perché poi era verso la fine della gara, e rivedermi il podio così rovinato da una manovra poco felice da parte della Mercedes, che poi alla fine nemmeno ne approfittarò più di tanto, perché appunto tramite la punizione, tramite il fatto che lui si era levata, era comunque sesta. Fatto sta che vedo uno spiraglio di vittoria all'entrata dell'ultima curva, prima dell'ultimo giro, provo a infilarmi e riesco a farmi beffe della Ford all'inizio dell'ultimo giro, in realtà alla fine del penultimo, però vabbè dai, siamo lì. Taglio il traguardo al quarto posto con un retrogusto amaro, quando poi noto che mi ritrovo secondo, e questo perché? Perché ci sono stati diversi smandrappati che si sono dimenticati di montare la mescola dura, e quindi questo fa sì che il gioco gli appioppi 20 secondi brutali di penalità alla fine della gara, quindi mi ritrovo
praticamente secondo con questi giochi di palazzo. Ma se notate, il tizio che in realtà ha vinto la corsa è proprio GT Boca John Toy, è partito quindicesimo, quindi questa è stata la gara delle grandi rimonte. È un grandissimo esordio per me e la BMW. Io con questa vi saluto e ci sentiamo alla prossima.